benvenuta, capitano. È un piacere accoglierla qui. Presidente, la ringrazio. E le ripeto l'affetto di tutta Italia. La ringrazio, signor Presidente. Un onore. Generale, buongiorno. Grazie per questo oggi. Grazie. Grande piacere vedere. Complimenti. Bellissima giornata. Presidente, buongiorno, grazie. Capitano. Vorrei, se permette, consegnargliela subito. Certo. Per fatta di pasta. Questo è il... consolidato di promozione dell'attività scientifica, abbiamo fatto un lavoro scientifico. All'aeronautica, all'Agenzia Spaziale Italiana, all'Agenzia Europea, è stato un grande successo scientifico di grande parte. Però devo dire, a me piace chiamarlo anche l'avamposto dell'umanità nello spazio, quindi mi piace dargli comunque... Gli esperimenti condotti saranno... Il Presidente ha espresso il suo apprezzamento per la missione futura, che naturalmente non è un merito mio come individuo, ma chiaramente ha espresso il suo apprezzamento all'Agenzia Spaziale Italiana, all'Agenzia Spaziale Europea, all'Aeronautica Militare, quindi al sistema paese che ha funzionato bene e ha dato la possibilità di svolgere con successo una molteplicità di attività sulla Stazione Spaziale Internazionale. Devo dire, questo è stata la mia prima occasione di tornare in Italia e naturalmente è stato un grande onore poter incontrare il signor Presidente della Repubblica e naturalmente anche tramite lui sentire l'affetto e il calore degli italiani e delle italiane. Spero di poter continuare a contribuire in qualche modo all'esplorazione spaziale da terra, quindi in qualche modo rendendomi utile attraverso anche l'esperienza che ho vissuto e poi naturalmente conservo la speranza di poter tornare nello spazio. La stazione spaziale è un luogo dove mi sono sentita a mio agio, devo dire, fin da subito. È il luogo dove ho desiderato arrivare per tanti anni, è l'ambiente per il quale sono stata addestrata a lavorare e devo dire è un posto bello, a me piace chiamarlo l'avamposto dell'umanità nello spazio. È un posto dove si lavora bene in squadra, si lavora bene con i colleghi, si lavora bene con i centri di controllo a terra, quindi è un ambiente estremamente complesso, anche internazionale, dove bisogna far lavorare insieme tante culture, però è un ambiente bello, dove si respira la passione, la dedizione delle persone e si lavora davvero bene. Devo dire che mi sono adattata allo spazio bene e rapidamente, quindi è una cosa che mi ha fatto naturalmente piacere. Riadattarsi alla terra, devo dire, è più difficile, anche proprio a livello di sensazione fisica, no? Abituarsi alla leggerezza dello spazio è molto facile. Riabituarsi alla pesantezza della terra richiede un pochino più di tempo e di sforzo.